sera la faccia di chi ha cambiato qualcosa. I capelli non li ho tagliati, l'orologio, l'abbigliamento è sempre lo stesso. Non lo so, vediamo. Vediamo. No, non ho cambiato niente, io non ho cambiato niente. Dopo tre matricole arriva una squadra che invece ha altri obiettivi in campionato. Cambia anche il vostro atteggiamento oppure sono tutti questi uguali? No, noi dobbiamo capire che le partite di questo campionato, come abbiamo già toccato con mano, sono tutte parecchio complicate, tutte hanno delle loro problematiche, però a tutte si può fare comunque anche male. Livorno sicuramente è una squadra, perché a parte che è neo-retrocessa, ma anche per i giocatori che ha a disposizione, sicuramente è una squadra che punta, come ho detto da più parti, giustamente a fare un campionato di vertice e provare a risalire subito. Quindi sicuramente è una squadra di grande qualità. Secondo lei, che cosa spinge un allenatore, le chiedo di parlare di un collega, a lasciare tutto e andare via senza dare troppe spiegazioni? Io non sono abituato a commentare le cose che non vedo o non tocco con mano. Io non conosco le situazioni. È giusto che di questo argomento hanno parlato o parleranno le persone che hanno vissuto quell'esperienza. Io non l'ho vissuta e non è giusto che io mi intrometta. Domani la parola d'ordine quale deve essere? No, ma la nostra parola d'ordine non cambia. Noi vogliamo fare di tutto per far bene. E io sono straconvinto che questa squadra ha tutto per fare bene. È la mia squadra. Sono straconvinto di ciascun giocatore che è qui, perché ho voluto fortemente qualsiasi giocatore che fa parte di questa rosa, e sono straconvinto che abbiamo tutte le qualità per fare bene in questo campionato. Mister, dopo il rammarico pubblico, chiamiamolo così, di lunedì scorso del presidente Paparesta, ieri fiducia incondizionata altrettanto pubblicamente, l'abbiamo sentito insieme ieri pomeriggio in occasione del video di Peppe Catania. Io non... Per la prima cosa, per regola che mi do io, le parole del presidente non si commentano, si ascoltano e se ne fa tesoro. Penso di aver capito il senso della domanda. Io non questa fiducia non l'ho mai sentita venir meno, quindi, ma anche perché a me, io ho un confronto di un certo tipo col presidente, ci parlo spessissimo. E sento pienamente la fiducia da parte del presidente, di tutta la società, quindi non... Il fatto che abbia sentito la necessità di ribadirlo pubblicamente ieri, secondo lei, non è significativo? Ripeto, bisogna chiederlo a lui, però io parlo del rapporto che ho io col presidente, e sinceramente non mi sono mai sentito venir meno questa fiducia. La domanda è, non mi sento messo da questo punto di vista in difficoltà o in discussione, però io quotidianamente, quando mi alzo dal letto, mi metto in discussione, che è un'altra cosa, perché secondo me il principio di ragionare per far sempre qualcosa in più rispetto a quello che ho fatto il giorno prima e aver sempre voglia di alzare un po' l'asticella è un modo di essere e di vivere che spero mi accompagni sempre. Durante il video di Beppe Capano, non so, adesso non si sentiva bene da chi stava all'esterno, però l'aveva anticipato nella conferenza stampa prima questa frase qua, dicendo che aveva letto e sentito delle cose che un po' strane, quindi era quello l'obiettivo della frase del presidente. Prego Antonio. Si parla di un nuovo modulo, il passaggio a un nuovo modulo, è solo una necessità contingente oppure una soluzione? Intanto vediamo cosa facciamo domani, nel senso domani quando vedrete la formazione, quando vedrete in campo la squadra, vediamo come ci disporremo in campo. Io riparto dal presupposto che ho sempre detto, questa squadra secondo me ha le potenzialità e le qualità per giocare con più sistemi di gioco, perché quello che fa la differenza sono la predisposizione e la qualità che non è mai venuta a meno, insomma. Quindi poi dopo vediamo domani quella che è la soluzione più adatta per la partita. Michele. Non so ragionare se quella scelta che farò domani sarà una scelta
per la partita o per un certo periodo o per tutto l'anno, vediamo. Che... Mister, ma c'è stato un discorso, un contratto tra la testa e la squadra dopo la prestazione di Tosimone? No, io ho parlato col presidente, no. Io ho parlato col presidente, ma come ci ho parlato anche ieri sera col presidente. No, no, con la squadra è... penso di poter dire lucida e serena su, sulle proprie, sui propri compiti, sulle cose che vanno fatte, sulle cose che vanno migliorate, sulla, sulle, gli onori e gli oneri che si hanno a essere parte integrante di un progetto come questo. Io, guardate, io mi aspetto qualcosa di più sempre, ma per il discorso che ho detto prima, me lo aspetto da me stesso, me lo aspetto da tutti, ma perché voglio che passi la mentalità che noi dobbiamo crescere. Io non parlo di altri argomenti, di altre questioni, di cose a lungo termine, perché non mi interessano meno in questo momento, parlo del fatto che noi dobbiamo pensare che dobbiamo migliorare, ma dobbiamo migliorare sempre, sempre. La mentalità deve essere quella di poter sempre fare qualcosa di più. Vai Leonardo, scusa Franco, Leonardo. No, scusami Leonardo. No, non c'è problema. Mister, uno dei punti di forza di questa squadra, di tutta la mia, del proprio altro tipo, è che domani è stato deciso di scioperare per i primi 45 minuti. Potrebbe essere un primo tempo strano, ma io adesso ho letto qualcosa, io non non è no, non è dovere mio giudicare o dire cosa è meglio, cosa non è meglio, perché non spetta a me. Io, come ho detto il primo giorno che sono arrivato qui, l'entusiasmo della gente, questa forza che trascina tutti, secondo me, visto anche ieri sera nel video, l'ho vista ieri sera con la di Beppe Capano in Rai, è una risorsa secondo me imprescindibile. Quindi io, come ho sempre detto, sono un qualcosa di speciale, un qualcosa in più che dà qualcosa in più che altri non possono avere, e sono convinto che è un traino determinante, e quando si ha questa forza in più rispetto a tutte le altre, io spero sempre di avere la possibilità di sfruttarla al massimo. Senta mister, a proposito della crescita, lei ritiene che il Bari con il passare delle giornate sia cresciuto nello sviluppo della crescita? Perché credo, ma è la mia supposizione, se dovesse cambiare qualcosa domani anche sul piano strettamente tattico, Mangia sia il primo a non essere contento di come si sta evolvendo il gioco della squadra, altrimenti non cambierebbe. No, ma noi abbiamo cambiato, penso, in tre gare di campionato. Durante la gara abbiamo sempre cambiato, siamo sempre partiti allo stesso modo, ma abbiamo sempre, una volta purtroppo per altri motivi, le altre due volte abbiamo sempre cambiato. Una volta abbiamo cambiato in corso a Chiavari e siamo passati a tre. L'abbiamo fatto lo stesso a Frosinone, poi a Frosinone abbiamo dovuto, e qui ci tengo perché abbiamo dovuto cambiare ancora solo per un motivo, perché nel momento in cui ho dovuto cambiare Massimo non avevo altri centrocampisti, perché sennò non avrei fatto la scelta che ho fatto nell'ultimo 20 minuti o così di partita, prima dell'infortunio poi di Salviato. No, ma noi secondo me in questi due mesi siamo cresciuti su tante cose, su altre siamo cresciuti meno, su altre dobbiamo migliorare. È un discorso di eventuali modifiche o non modifiche, sono legate al fatto di pensare di poter fare la cosa giusta in quel determinato momento. Quindi solo quello, non ci sono. No, li ha voluti la società, il direttore e l'allenatore. Sì, giocatore. No, la condivisione rimane sempre un concetto. Però stamattina hai sottolineato il fatto che non. Assolutamente. Io,
Assolutamente. Ma all'atto pratico si stanno dimostrando adatti al tipo di gioco di Mario. Cioè io sono convinto che qui, l'ho scritto pure, la forma vincente non esiste, altrimenti il allenatore sarebbe più bravo del però il 4-4-2 di Mario forse ha l'espressione migliore nel momento in cui si gioca tutti i corti, i compatti, cioè si gioca in spazio. Sì, ho capito dove vuoi, cosa vuoi dire. Se non li ho visti. No, ma ripeto, il discorso è che siamo ci sono vari momenti in una stagione e voi avete anche l'esperienza per andare un po' indietro nel tempo e troverete anche negli anni passati quelli più belli questo percorso di crescita anche dal punto di vista tattico della squadra. Ci sono dei momenti dove si ritiene opportuno fare una cosa e dove gli altri momenti si ritiene opportuno fare o modificare qualcosa, al netto che poi si sta dando per scontato una cosa che non è detto che avvenga. Secondo me è un discorso legato al fatto che nel percorso di crescita di una squadra un allenatore valuta quando è il momento di ritiene più opportuno fare una cosa o quando è più opportuno farne una differente. Ma fa parte del percorso di crescita, secondo me, visto che noi ragioniamo sempre su dei concetti e non su dei numeri, può essere, anzi io la vedo come un percorso di crescita continua della squadra, anche eventuali spostamenti, modifiche di giocatori, di scelte, di formazioni, è tutto visto in quell'ottica lì. Boschi può fare la seconda punta stando a quello che ha visto con il nome? Sì, l'ha fatto anche nella Fiorentina, è una cosa che può fare, dobbiamo essere bravi a sfruttarlo per le caratteristiche che ha lui. Probabilmente sabato sia le caratteristiche della squadra avversaria, sia alcune cose su cui dobbiamo lavorare ancora meglio noi, l'abbiamo sfruttato solo in parte. Detto questo, io ripeto, Rafa secondo me è un giocatore di altissimo livello, poi dopo è chiaro che io devo essere anche lucido nel far valutare il fatto che lui ha fatto due allenamenti con noi prima della partita che ha fatto sabato, aveva fatto due allenamenti con questa squadra, è normale che rispetto a chi è due mesi che sta lavorando qui è giusto che io faccia le debite proporzioni, insomma, ecco, le debite valutazioni. Altre domande? Bene in campo, stretto, corto, no, per un certo periodo, poi a un certo punto si sfilacca un pochettino, si allunga, eccetera. Il fatto che la condizione fisica non riesce ad essere tenuta fino alla fine, perché molti giocatori sono arrivati in ritardo, queste valli ci hanno fatto la preparazione. Ecco, sul piano fisico, la crescita i giocatori che hanno fatto la preparazione. Io sul piano fisico, io della squadra sono. Perché vorremmo vedere anche Camporese. E 11 ne devo far giocare io. Sì, ma anche come alternative. No, ma il discorso della condizione, io sono convinto che la squadra dal punto di vista della condizione abbiamo fatto anche dei test in settimana e vi assicuro che la squadra sta bene, molto bene dal punto di vista fisico. È normale che nella mia valutazione pesano dei fatti che per me vanno visti come oggettivi e tutti secondo me dovrebbero vederli come oggettivi, perché la partita col Perugia fa testo 50 minuti, perché poi quando giochi in 9 per 40 minuti, 35 minuti non è più un discorso atletico, è un discorso che si corre a vuoto per una questione numerica o si deve fare delle corse in più per una questione numerica. Il discorso su altri giocatori, l'analisi è abbastanza semplice: Donati è arrivato gli ultimi giorni di ritiro di mercato e ha fatto un ritiro con un'altra società giocando poco o niente. Stevanovic è la stessa cosa, Volski la stessa cosa, posso allungarlo, il Minala, vabbè, Minala si sa, Rozzi è la stessa identica cosa, quindi è normale che
si stia cercando di fare, e alcuni di questi abbiamo ritenuto comunque opportuno farli giocare da subito, è normale che si stia lavorando, e purtroppo durante la stagione l'unico modo per mettere in condizione dei giocatori è farli giocare. Non è che c'è molto tempo, non si può prendere un giocatore, secondo me, e dirgli adesso tu per un mese lavori a parte e tra un mese ci rivediamo. A stagione in corso diventa un discorso non fattibile. L'esempio è anche la partita di sabato, dove praticamente i tre cambi sono stati tre cambi fisici, non sono stati tre cambi tecnici o tattici, insomma, sono stati tre cambi dovuti a una condizione che deve crescere. Ma quando io dico che il campionato di Serie B fortunatamente non finisce al 1° di ottobre, lo dico anche per tutti questi motivi, tra cui anche questo qui della condizione di alcuni giocatori. Sono delle cose che sapevamo, non sono alibi, sono aspetti oggettivi e si lavora. Mister, lei preferisce tenere ancora le carte coperte sulla questione modulo. Nel caso in cui, abbiamo parlato, il gioco di De Luca cambierebbe, come cambierebbe il ruolo di De Luca? De Luca è un giocatore che nel 4-4-2 può fare uno dei due attaccanti, nel 4-3-3 può fare uno dei tre attaccanti, probabilmente più una cosa che un'altra. Se dovesse farne una che magari non è proprio sua, si adatta e la fa, e si sfrutta per le caratteristiche che ha. Bisogna cercare di mettere tutti i giocatori nelle condizioni migliori per fare il massimo. Normale che qualsiasi sistema di gioco parliamo, c'è qualcuno che si adatta, ma da quando esiste il calcio. Claudia. Mangia, vorrei sapere se in settimana ha provato a far giocare Galan più avanzato. No, Galan ha giocato sempre a destra. Sempre a destra. Non è che cambiano, magari cambia qualcosina in un altro modo per Galan. Ha giocato sempre a destra. Ah, a destra. Davide, fatta rossi. Non sarò l'ultima. Mister, al di là del fatto tattico, eccetera, nell'atteggiamento, nell'approccio, cioè diciamo la gestione psicologica delle gare, c'è qualcosa che non le è piaciuto? Perché, vabbè, col Perugia c'è stato il problema disciplinare. Però Frosinone, diciamo, considerando il tipo di calcio che vuole fare lei, che è un calcio propositivo, io mi aspettavo che dopo il vantaggio li avremmo ammazzati. In realtà nel secondo tempo siamo, prima di quello che è successo a Salviato, siamo stati meno propositivi. Io diciamo su questo mi aspettavo una riflessione proprio per il modo che lei concepito. No, ma è che quello che dite è tutto legittimo e condivisibile. Poi ci sono i momenti, ci sono le partite che non sono gli avversari e le partite che non sono tutte uguali. È legittima come analisi. Io posso dire come altro tipo di valutazione, però al contrario del primo tempo, nel secondo tempo la squadra, secondo me, non abbiamo avuto quel problema, non abbiamo rischiato praticamente nulla. Però avevano più, sono stati tutti errori nostri, mentre nel secondo tempo abbiamo sofferto meno, però abbiamo proposto anche un po' meno. No, vero, è tutto corretto, è vero, è una cosa su cui dobbiamo lavorare, anche questa, sicuramente. L'ultima domanda di Michele. In settimana immagino che abbia studiato di nuovo, quali sono le maggiori insidie della squadra che sta? Una squadra, a leggere la formazione si capisce già sui singoli che è una squadra di ottimo livello, ha ottimi giocatori, ha anche ottime individualità, con delle caratteristiche ben assortite anche, mi sembra, soprattutto nei giocatori offensivi. Ma adesso non so qualche scelta farà il mister loro sulla composizione del trio d'attacco, però è una squadra sicuramente che ha dei valori importanti, però li abbiamo anche noi. Grazie a tutti. A voi.